Amici sportivi, buonasera, benvenuti al Pala San Giorgio per l'ottava di ritorno campionato nazionale pallamano Serie A 1 Silver. Questa sera Salumificio Riva Molteno incontra Publiese Chiaravalle. Formazioni. Chiaravalle, numero 1, Mario Andres Sanchez. Numero 2, Francisco Morettin. Numero 3, Luca Vicchi. Numero 4, Gino Del Curto. Numero 5, Spettim Salemi. Numero 7, Gustavo Gabriel Guerrero. Numero 8, Alex Bienvenido Castillo. Numero 10, Simone Caresoli. Numero 11, Matteo Brutti. Numero 13, Giovanni Santinelli. Col 18, Tommaso Salamonti. Col 21, Andrea Scuderi. Col 22, Mirko Mandolini. Col 33, Francesco Ballabio. Col 34, Omar Santinelli. Col 54, Lorenzo Battistelli. In panchina Andrea Guidotti. Salumificio Riva Molteno, numero 1 Marco Donadello. Numero 6 Nicolo Garroni. Numero 7 Giacomo Redelli. Numero 8 Lorenzo Galizia. Col 14 Sebastiano Colombo. Col 15 Riccardo Bonanomi. 19 Stefano Riva. 23 Leonardo Colombo. 24 Giuseppe Cuzzupe, 25 Thomas Bernacea, 26 Samuele Riva, col 31 Alessandro De Angelis, 32 Lorenzo Beretta, 33 Alexis Marzocchini, 43 Davide Campestrini, 97 Gabriele Randes, in panchina Danilo Gagliardi. Direttori di gara e signori Falvo e Ganucci. A tutti una buona partita. Ok, intanto possiamo andare con la diretta qui dal Pala San Giorgio, come sempre al mio fianco Luca Colombo che commenterà insieme a me la partitona della... Certamente, della... buonasera amici della Pallamano e soprattutto alle nostre amiche. Questa sera sì Marco, abbiamo una partita al vertice, praticamente. Assolutamente sì. Due squadre appaiate al terzo posto con probabilmente una serata divertente e soprattutto bella da vedere, perché sono due squadre che non si tirano indietro, soprattutto a livello agonistico e con delle ottime difese, però anche dei buoni contropiedi. Ricordiamo che Chiaravalle la loro punta di forza è quello di portare subito la palla sulla seconda fase, quindi portare subito verso la porta avversaria il pallone velocemente. Sì, Chiaravalle ovviamente ha elementi di spicco, sì, diversi, vero, elementi di spicco da Morettina, Guerrero, Castiglio, insomma, sì. E lo stesso italo-uruguaiano, lo stesso portiere, questa è una nota un po' così di colore. Certo, il portiere di Chiaravalle, Sanchez, Mario Sanchez, sì. Italo-uruguaiano, 42 anni, ma assolutamente portati bene, assolutamente sul pezzo, alla grande, assolutamente sul pezzo. Quindi le due squadre sono appaiate in classifica, vero, di 24 punti. E ci si gioca non solo ci si gioca in realtà il terzo posto, perché poi intanto diamo la qualche risultato che è già stato ottenuto. Camerano ha battuto Enna, Colonia ha battuto Palermo, Romagna ha superato il Campus Italia, quindi in realtà si gioca per il terzo posto, che vede Molteno attualmente appaiato a Chiaravalle, ma davanti per questione di differenza reti. Sì, sì, sì. E quindi diciamo, per classifica
avulsa. Intanto la partita sì, è iniziata con lo scambio, diciamo, di saluti tra le due squadre, come conveniente. Tanto Guerrero, il pacchetto centrale di Chiaravalle, Guerrero, Morettin e Castiglio. Spazi ancora già troppo liberi. Bene, subito Gabriele. Gabriele però, vabbè, difesa abbastanza larga, sì, molto profonda dai nostri giocatori, che è trovato la palla. Questa ingenuità da parte di Chiaravalle. Vero, eh? Vero, vero. Oh, perde la palla però anche il Molteno. Altrettanta ingenuità da parte di Cuzzupè, che perde un'occasione favorevolissima per poter tentare. Bene Campestrini, però sì, allo stesso tempo Ricchi è stato saltato come sì, da Monda. Sì, sì, Pirillo stato... questa volta. Un cambio di direzione fatto sì, sì, Morettin, molto elementare, però Campestrini ha cercato di chiudere la porta, ma era già sui 7 metri. Castiglio e abbassa le braccia il nostro portiere e trova subito la porta. Randes, quindi 1-0 intanto per Chiaravalle, con diciamo la possibilità di Molteno in realtà di sfruttare una seconda fase vanificata dall'errore di Cuzzupè. Niente, si riparte, eccoci qua. Difesa 6-0, non tanto profonda del Chiaravalle che cerca. Sì, ma ha una difesa, Chiaravalle ha una. Tenta. Buona la penetrazione di Leo Colombo. Sì, Leo Colombo. Chiaravalle ha una difesa molto fisica e quindi sarà un 6-0 probabilmente con qualche uscita magari sui terzini, ma nulla di particolarmente profondo. Ottimo! Pernacea! Bello il blocco di Campestrini sul terzo giocatore del Chiaravalle e trova lo spazio dentro Thomas. Attenzione a Morettin, perché insomma, voglio dire, è lui che sarà. Passi. Perde palla Chiaravalle, Molteno deve sfruttare queste opportunità, queste palle perse. Sì, decisamente. Leo Colombo. Anche perché poi non te le regalano sempre. 7 metri, giustamente. 7 metri. In ritardo ancora il giocatore del Chiaravalle. In area, il metro di giudizio mi pare lo stesso, ricordo sì, di prima. Ora... Castiglio. Sì, deve aver fischiato l'invasione in area. Sì, sì, sì. Garroni, Nico Garroni. Il nostro di Angelo aveva saltato bene il difensore. Sotto le gambe, non sbaglia. Bomber Garroni alla sua prima segnatura. 2-1 Molteno. 2-1 Molteno. C'è Colombo, sì, Leonardo, sì, molto Leo in profondità in difesa, sul Castiglio. Molteno invece è una difesa più larga. Esatto, più esatto, più da quella parte lì. Però difatti si piazza il pivot. Siamo sui 9 metri. Sì, molto larghissimo. Attenzione però ragazzi. Ugu tentativo di sì, passaggio di sottomano praticamente, sì, dietro la schiena, ma non riuscito trova da parte di assolutamente Castiglio. Oh, come si è girato, mamma mia, ma come si è girato Davide Campe, la potenza, gol di Campe, e guadagna anche in 2 minuti. Era praticamente marcato da due sì, giocatori, si è girato dalla parte opposta del e culto, ha trovato subito del culto, ha esagerato insomma nella trattenuta, gli arbitri sono abbastanza severi, c'è qualcosa, sì, sì, c'è qualcosa, il coach del Chiaravalle che cerca Guidotti, sì, che no, avvisa no, un piede diciamo di un giocatore difensore del Molteno, ma comunque non è stato, avrà avvisato certo. Ora extra player, quindi senza portiere Chiaravalle ma con parità numerica in fase offensiva. 3-1 Molteno dopo 4 minuti di gioco. Sempre Morettin, Castiglio e Guerrero. Colombo ne anticipo sempre sul terzino sinistro. Beh, un po' esagerato diciamo quello che ha subito, però sì, vabbè, non Guerrero è stato sta un po'. Sì, sì, sicuramente si è stato contato, sarà stato, ma, insomma, ma voglio dire, così da ravvigliare. Bene, bene la difesa che si passa all'uomo, e quasi la prende. Quasi.
Ma com'è? Ma no. Mamma mia. E abbiamo detto, gli arbitri sono piuttosto severi. Questo era un tiro da lasciare, questo era da lasciare, era un fuorimano. Allora, c'è da dire che Campestrini l'ha seguito quasi fino in fondo, poi gli arbitri hanno ravvisato una spinta di Davide. Ancora Castiglio, seconda rete per lui, due su rigore, finora Chiaramale ha segnato solo dai 7 metri, questa è un po' un'ingenuità secondo me, da lì aveva scarse possibilità di poter realizzare, esatto. Forse andava solo accompagnato, ha esagerato esatto. Evidentemente. Ora Molteno, ma vai, cosa c'è? Blocco irregolare, questa volta blocco di Campestrini, blocco irregolare a Campestrini, questo vanifica di fatto la superiorità numerica, sì, perché ormai anche mancano 20 secondi e quindi niente. Probabilmente accentuato un po' troppo con la schiena. Sì, e quindi mancano, infatti adesso vediamo come mancano 9 secondi, non capisco l'extra play, infatti entra, non c'è più extra player, entra Sanchez, quindi parità numerica praticamente sterilizzato. Bello il passo, ancora grande, ancora Randers. Randers blocca la porta, tira giù la saracinesca. Aia, Colombo, e non entra il pallone. Paratona. Sì, tentativo di Leo, bravo a non sprecare la palla, perché lì sarebbe stato forse anche passi. Facile, sì, però ha tenuto, era sotto pressione, era sotto fallo, quindi ha preferito il controllo della palla. Si riprende Molteno, 3-2. Vediamo. Peccato per il blocco irregolare di Campe, fischiato, sì, esatto. Campe prima, perché c'era superiorità numerica, poi assolutamente. E scala! Con davanti l'uomo, trova un angolo impossibile. E Cuzzupè mette là dentro la palla. Un tiro coraggioso perché l'angolo era chiuso. Sì, tra l'altro c'è stato anche un marcamento molto deciso da parte dell'ala di Castiglio. Sai, gli arbitri dalle ali sono abbastanza severi. Sì, beh, chiaro. Se viene contrastata l'ala, probabilmente se non avesse segnato gli concedevano un rigore. Bene la difesa, palla. Ragazzi! Attenzione! Garrone. Ma come gliela data! Ma sbaglia Garrone! Mamma mia! Cerca un pallonetto! Ancora Castiglio! Ma qui la responsabilità è di Nico Garroni, Non si come può, si non dice, si... gol sbagliato, gol subito. Sì, però questo è grave, Bellissimo lancio della questo era portiere. 5-2 è diventato 4-3. Esatto. E con un'espulsione, tra l'altro. E tra l'altro un'espulsione adesso. Quindi vedremo come reagisce Molteno alla inferiorità numerica. Sì, con un extra player comunque. Il nostro coach mette dentro Sì, extra player, ritorna Ricky Bonanomi che sta facendo cambio attacco difesa, ma passano con una 5-1 loro, che sì, immagino, probabilmente anche per ovviare al discorso della rientrano subito. Grande Leonardo! Grande Leonardo! Leo Colombo! L'ho visto bello deciso fin dall'inizio. Bene l'allargamento, virtuosismo tecnico, bravo Leo. Così deciso. Adesso vediamo un pochino, intanto abbiamo un minuto e 20 ancora di inferiorità. Dall'ala! La prende! Avvio strepitoso di Gabriele. Tre paratoni questa sera. Avvio strepitoso. Fantastico. Di Gabriele. Avvio strepitoso e ci permette non solo di non incassare gol, ma di recuperare anche secondi preziosi. Certo. Soprattutto con un giocatore in meno. Ancora, insomma, Molteno giocherà, immagino, un pochino anche col cronometro. Vediamo gli arbitri col passivo come saranno. Manca 40 secondi. Ancora! Si è aperta la difesa! E
Colombo passa da dietro, passaggio perfetto di Thomas. Bene, bene ancora nostra. Azione alla doppia, C'era una doppia, però la prende. Ma la prende anche Ricky. Mamma mia. Ammonito intanto. E beh, chiaro, chiaro. Allora, reclama una doppia, Guidotti, che non è del tutto fuori posto, Sì, sono pienamente d'accordo. Thomas ha palleggiato in volo due volte praticamente. Perché allora probabilmente è stato, gli arbitri hanno valutato un controllo irregolare che è ammesso, insomma, per certo. Lì mi sembrava un po' più accentuato, sì, francamente. Anche perché stava perdendo la palla, ha palleggiato con le due volte con la stessa mano. Non è approfittato Ale De Angelis, bella parata di Sanchez. Sì, beh, decisamente. Angolo, è nostro. No. Non è angolo, è fuori. Sì, sì, beh, laterale, scusami. È rimessa laterale. Sì, sì, rimessa laterale. Un altro gol sbagliato ancora dal nostro Garrone. Sì, è entrato anche abbastanza bene, sì. Però ha cercato l'angolo lungo del portiere. Come dicevamo, insomma, Sanchez è portiere esperto. Con esperienza. No, tiraccio di Berna. E non c'era necessità. No, anche perché comunque aveva davanti due difensori. Era sotto marcatura. Esatto. Ottima la penetrazione Guerrero. Questa volta, e Guerrero trova lo spazio per entrare tra i due difensori del 6-4, l'ho sbagliato, palla persa da Bernacea, quindi... Beh, bella partita, Marco, mi sì, sto divertendo. Bella partita. Due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Tanto è rimasto Ricky Bonanomi in campo. Sì, al posto di Campestrini. Al posto di Campestrini. 7 metri, sono tutti 7 metri. Saltato l'uomo, si trova il compagno in aria praticamente. Bravo Thomas, scavalcamento. Sì, sì, classico scavalcamento del giocatore che si trova davanti. Vediamo Nico, il nostro rigorista principale, vediamo un pochino. Toccata, però la palla finisce in porta. 7-4. E rientra Davide Campestrini. Intanto cambio attacco difesa De Angelis, Campestrini. Un po' più di fisicità per la nostra difesa. Per Monteno, certo. Sempre Chiaravalle. Oh, sfondamento netto. Nettissimo. Bene, si mette davanti il Cussupè davanti all'uomo che cerca lo spazio ma non trova. Stavolta batte contro il nostro difensore. Bene, con calma ragazzi, a volte acceleriamo anche un po' troppo. Sì. No, beh, ma adesso voglio dire. Ok, sta gestendo. Questa palla è abbastanza importante perché sono più tre. Andare a 4 comincia già a essere un distacco, insomma, non trascurabile. Gran parata ancora, bello. Buona la penetrazione di Colombo sul passaggio di De Angelis, sì, ma trova anche il portiere Sanchez questa volta. È in aria, nettamente. Seconda fase per Molteno. Ale De Angelis un po' in difficoltà nell'uno contro uno, ha mollato la palla, esatto. Era sotto fallo, ma ha rischiato in questa. Sì, questa anche perché palla. Ho visto che a volte gli fischiano anche i passi in questa situazione qua, perché lui sta fermo con i piedi, sì, ma muove il corpo e quindi dà l'impressione che sposti anche la gamba. Cosa fai? E tira Thomas! 8-4, più 4 Molteno, vediamo. Vediamo come reagisce. Chiaravalle, Pugliese. Si
Posso dire, Marco, in questi primi 13 minuti ho visto una buonissima difesa del Molteno. Sì. Collaborazione sì. Tra i vari reparti e chiusura. Bene, molto bene questo anticipo. Oh! Fallo. Sì, probabilmente ha fischiato 9 metri. Sì, Castiglio ha subito il fallo dal nostro Campestrini. Sì. Morettin, bene così, Nicky, molto bene, non fa partecipare gli avversari, è verso la porta. Questo attenzione perché qui può esserci una sanzione. Ma io l'ho visto abbassare un po' il corpo, però Nicky non addirittura Questo è, allora, l'intervento c'è stato, l'abbiamo visto, ma è assolutamente fortuito. Il rosso. Sì, anche perché Guerrero si è abbassato. È davvero esagerato. E secondo me Guerrero ci ha messo del suo, tanto per essere chiari. Quindi fatti vedi che esce tranquillamente. No. Cioè, ha subito un fallo come se ne subiscono tanti. Gli arbitri molto severi, l'abbiamo detto subito. Esatto. E questo è. Molteno di nuovo in inferiorità numerica, ma soprattutto senza il secondo pivot, praticamente secondo pivot e un perno della difesa. Adesso chiaro. Dovrà inventarsi qualcosa il nostro Danilo in panchina. Dovrà inventarsi qualcosa. Abbiamo Giacomo Redaelli. Probabilmente Giacomo, esatto. Adesso abbiamo la carta di Redaelli, ma insomma. Ancora Hernández, strepitoso veramente, un inizio di partita fantastica del nostro portiere. Vediamo un attimo come riusciamo a gestire questo senza sì. palla praticamente. Sì, si sta, Chiaravalle si sta. Grande cosa fa Campestrini! E altri 2 minuti si guadagna! Campestrini! Che come si è girato! Ha cercato fino in fondo la porta! Ma vedo Chiaravalle in continuo, come dire, continua la protesta, non so cosa sia successo, ma per quale ragione, a meno che non sia stato il commissario a chiedere il fermo del tempo. Non lo so, so che comunque il difensore del Chiaravalle ha trattenuto anche fin troppo e quindi hanno ravvisato un 2 minuti. Allora, aspetta perché qui c'è un 2 minuti, eh. Sì, c'è il 2 minuti, Marco. No, per Chiaravalle, no, si riprende. No, perché ho capito, certo. Pensavo che l'eccesso di proteste avesse portato poi a un'espulsione dalla panchina, invece. Sì, chiaro, perché ricordiamo che è già stata ammonita. No, rettifica, c'è, perché non c'è portiere, è l'extra player. Sì, l'extra player perché è uscito sul fallo di Campestrini. Capito? Ah, ok. E la segna, grande giornata, serata di grazia per non Gabriele. Non gridiamo. Beh, adesso è fuori discussione. È vero. Fondamentalmente un quarto d'ora di grande livello, partite a livello molto alto. Sì. 10-4 per il Molteno. Subire 4 gol in 15 minuti è tanta roba per il Molteno, sì. Ricordiamoci che l'ultima partita in casa è finita 36-36. Con Elna, sì, forse una partita un po' strana, insomma, un po'. Sì, è vero, però mi ricordi, Marco, a 36 gol devi vincere le partite, non ne devi prendere 36. Assolutamente. Altrettante, quindi di conseguenza, probabilmente in queste 2 settimane qua, con anche il tempo non giocato la settimana scorsa, il nostro mister ha lavorato molto sulla difesa.
ha lavorato molto e mi spiace davvero non poter vedere Riccardo Buonanomi. Anche secondo me è un punto di vista molto diverso. Per tre quarti di partita. Ma anche vediamo. Perché conoscendo il ragazzo, non è un ragazzo che comunque cerca questi scontri. Voluti, è proprio un intervento fortuito esatto, che gli arbitri hanno punito in modo ovviamente a mio giudizio eccessivamente severo, ci stava 2 minuti perché chiaro. Va bene, però adesso intanto è entrato Ceresoli al posto di Guerrero ma ha cambiato perché c'è anche Salustri, mentre è rimasto Castiglio, bellissimo pallonetto. Sì, questa volta Brutti sì, abbassa le braccia al nostro portiere, trova subito un pallone facile. Vediamo, parità numerica per ancora una decina di secondi, poi Molteno avrà la superiorità numerica per circa 50 secondi. Sì, non giochiamo con l'extra player, non riesco. No, beh, ma... Sì, mancava poco, mancava, certo. Mancava talmente poco, quindi rientra Ale De Angelis. Vediamo di sfruttare comunque la possibilità. Ancora un tiro. Ma appena detto, giocate malissimo questa superiorità numerica. Sì, davvero. Oh, bravo Leo! Ma bravo Leo, ma vai! Ma non può essere doppia questa, Perché doppia? Ma questa doppia io non l'ho vista. A dire il vero, ho visto un forte contrasto del difensore caparbiamente è rientrato, però aveva contatto con il... Tanto è entrato Alex Marzocchini. Rientro a Molteno e in campo anche, soprattutto in difesa. Sì. Castiglio. Altro 2 minuti. Infatti sta spiegando che lui l'ha accompagnato verso laterale. Allora c'è rischio che questo metro arbitrale possa rovinare una partita che non avrebbe bisogno di queste cose. Assolutamente. Onestamente. Sono, per entrambe le parti, 2 minuti abbastanza gratuiti. Beh, ma questo era. Chiaravalle la sta mettendo un po' sulle... Passi, questo sì! Ma dai! Garrone gol! Con un uomo in meno, Marco, siamo riusciti a portare a casa un bellissimo contropiede! Garroni, superiorità sì. numerica tra l'altro, in inferiorità numerica. Sì, Chiaravalle forza molto il passaggio al pivot, però anche in questo caso ha trovato benissimo la difesa davanti. Spazzissimo! Beh, questo si è aperta stavolta. C'era Thomas completamente in centro, era fuori posizione. Ceresoli, sì, questo è un gol troppo facile. Un po' di confusione. Questa è stata una evidente distrazione della difesa difensiva. Esatto. Spostati tutti dalla parte destra. 11-6, intanto meno di un minuto per la nuova parità. No! Non si trovano bene Thomas e Cucciupea. Stava uscendo praticamente, esatto. Sì, Colombo era già dentro. Ah, Castiglio. Allora, intanto due reti di Chiaravalle, troppo facili. Non vorrei che la difesa stia un po' perdendo le misure, le distanze. Ha bisogno di recuperare secondo me un po' di tranquillità. Sì, vero che siamo un uomo in meno. Sì, siamo un uomo in meno, però preferisco magari il tiro dall'ala. Certo. Invece troppo facile per Castiglio. No, non vorrei che il fatto che gli arbitri fischiano comunque ogni qualvolta tu vai a tirare, sei spinto, ti danno i 2 minuti. Abbia rallentato un attimino un po' la... Questo l'abbiamo
fallo su palla, fallo su palla di intercettata, sì, da Sanchez, esatto. Quale prosegue con la sua polemica, un po' con la sua ironia, insomma, nei confronti di, persa palla, attenzione, attenzione da questa parte, beh, chiaro, ancora pallonetto di ancora Brutti, sì. Attenzione perché siamo 3-0 e il risultato adesso è da 6 siamo passati a 3, esatto. Infatti c'è un cambio, entra adesso Giacomo Redaelli, un po' di respiro per Ale De Angelis che non ha trovato grosse, no, perché come dicevi tu all'inizio, comunque il Caravale fa una difesa molto fisica, di quindi di conseguenza il nostro De Angelis, sì, ha un po' di difficoltà a muoversi all'interno dei 9 metri come gli piace fare. Oh! Mamma mia! Traversona! Ma come la... Grande! Ma cosa ha preso, grande? No, sono tre passi. Mia. Eh no. Ancora una decisione arbitrale, francamente discutibile. Molteno si sta innervosendo adesso però, Sì, ma perché Chiaravalle la sta mettendo, esatto, su questa sostanzialmente, su questa. Credo, certo, di sì. È certo. La sta mettendo su questo piano, Molteno deve essere più lucido. Sì, se posso spiegarlo, Campestrini stava appoggiando giù la palla, certo, e sul piede. E lui, esatto, gliel'ha buttata giù sul piede, quindi di conseguenza. Va. E giochiamo ancora in due con un ancora uomo. No, ancora un'inferiorità numerica. Castillo salza e senza contrasto e trova il gol. 11-9. Purtroppo con un... E Daniele ferma il tempo. Infatti, Danilo ferma. Se non sbaglio è stato un più 4 per il Chiaravalle. Sì, giusto, 4 Marco? Di fila per il Chiaravalle, e questo non è un bel segnale da parte di Molteno. Perché sta perdendo la tranquillità che invece aveva caratterizzato i primi 20 minuti di gara, con un punteggio che è andato addirittura più 6. Quindi... Sì, ma con una difesa molto aggressiva nei confronti del Chiaravalle, che gli permetteva di rubare tanti palloni. Abbiamo fatto degli ottimi contropiedi, certo. Però allo stesso tempo abbiamo subito un paio di 2 minuti che ci ha un po' penalizzato. Sì, assolutamente sì. E in più devo dire che Campestrini è già al secondo, tra l'altro, e non abbiamo il rosso Bonanomi, esatto, che peserà sicuramente sull'economia, sì, di questa partita, sì. Sì. Questo è fuori discussione. Ed è una decisione sulla quale io personalmente non mi trovo d'accordo, nel senso che abbiamo già detto, lo ripetiamo, esatto, insomma, eccessivamente c'è un po', se posso dire, un po' di protagonismo di questi due arbitri, insomma. Adesso va bene, ma non è una partita, sembra una partita. Quanti 2 minuti sono state assegnati? 4 2 minuti e contro 8 di Molteno, quindi voglio dire 6 sanzioni da 2 minuti, insomma, stiamo parlando 20 minuti di gioco. Francamente, insomma, mi sembra un po' troppo. Praticamente va Alex in posizione da pivot in questo punto. Non ha altro da. Alexis, non ha alternative il nostro coach. Non ha alternative perché ha esaurito i pivot, uno è fuori e l'altro, uno per 2 minuti, l'altro per rosso. Esatto. E tra l'altro, attenzione, perché Campestrini è al secondo 2 minuti. Alla terza è rosso anche per lui. Esatto. Vediamo come muove l'azione. Ma un portiere come. Buono il tiro sotto mano, cerca praticamente il tiro sotto le gambe del portiere, che di solito si muove lateralmente, invece però, è rimasto però fermo. Io dico, allora, il portiere ha parato, però attenzione, siamo in inferiorità numerica, io avrei piuttosto avrei preso il passivo, sì, avrei capito, preso certo, i 2 minuti. Bene Leo che aiuta Alex. Vediamo.
Tra l'altro Ale come centrale difensivo, Alexis Marzocchini, gol ancora di Chiaravalle. Segna Vichi. C'è un po' di confusione sulla panchina del... Ah sì, è stato richiamato perché ha tolto... Ah sì, perché è il colore uguale. Per della... colore uguale alla... Sì, esatto, deve rimettere anche se sudato. Sì, perché sennò si confonde con le mani, esatto, dei giocatori del Molteno. 5-0 per Chiaravalle. E 11-10 praticamente. E 11-10, partita riaperta, completamente riaperta. Con Molteno che adesso probabilmente avrà un po' il braccino corto, perché per la logica delle... così, per l'inerzia della partita succede questo, sono logiche che conosciamo bene. Attenzione, siamo sul passivo. No, Giacomo Redaeri, tiraccio. E tiraccio Marco, ma anche perché comunque non avevamo idee in attacco. Guerrero. Buca la nostra difesa e anche il nostro portiere. Questo sembrava, intanto parità. Sì, ripartiamo da zero, entra Samuele al posto del nostro Nicolò, che ha qualche problema probabilmente fisico, l'avevamo detto all'inizio. Ma però sai, non ci sono state grosse opportunità per Nico. Un paio di tiri e basta solamente, però. La partita. Questa volta è due minuti. Questo è il metro, Marco. Certo. Questo è il metro. Ma non possono lamentarsi, Non possono lamentarsi. E non ci si può lamentare però, perché poi allora ti lamenti sempre, anche quando ma è logico. Guerrero, attenzione, è quello che ha provocato il rosso di Bonanomi, quindi, esatto. Quindi, come dire, ecco. Ci siamo capiti. Tanto adesso è superiorità. Ma è un peccato per perché la partita si sporca in questa maniera, sì, Marco, sì, scusami, non mi piace neanche vedere troppe proteste, troppi commenti. È stata cioè, un po' rovinata. Assolutamente, fin quando si è tenuta su binari normali, di gioco, l'ha dominata. Esatto, decisamente. Adesso... Oh, si è visto subito! Entrata larghissima, questo è un errore pesante di Leo. Però posso dirti, Marco, cosa brutta vedere esultare per un errore sbagliato di tiro e non per una parata o una difesa fatta bene. Sono d'accordo, però insomma vuol dire tanto. Ancora Castiglio. Cerca sotto le gambe, le trova e passa. Molteno ha bisogno, intanto adesso è andato sotto Molteno. Beh, chiaro. Sì, è andato sotto con la superiorità numerica del Molteno, abbiamo preso anche un gol. Lì c'era l'extra player, però... Sì, ci siamo aperti noi, comunque. Sì, ma... Non abbiamo idee, Marco, in attanto. Stranamente si è perso... E vai! Peppe Cuzzupè! Cuzzupè non perdona! Recupera! Giochiamo di più con le ali, ragazzi, perché in mezzo non c'è spazio e quindi di conseguenza dobbiamo allargare il gioco sulla penetrazione. Attenzione Alexis! No, non apriamo la difesa troppo però! Attenzione che c'era anche un fallo abbastanza evidente di Moretin, ha tentato. Tanto ormai mancano, siamo alla parità, quindi tanto passivo. Parità numerica. Questo rimbalzo questa volta sul giocatore che era lì fermo. Pura fortuna. Sì, esatto. Questo
e ripassa in avanti il Chiaravalle. Andiamo, mancano 4 minuti, meno di 4 minuti alla fine. No, caparbiamente Giacomo! Giacomo e... Giacomo Redaelli. Sì, Giacomo, no, scusami, ero fermato un attimo perché sembrava l'arbitro con il mano fischietto che chiamasse un 2 minuti, visto... Visto l'andato, dice, visto, visto il metro. Oh, questa volta la prende, cerca. Bravo. Sotto le gambe Rande, ma non le trova. Forza un po' il tiro questa volta il giocatore del Chiaravalle, però sta fermo e non gli passa. Tanto Chiaravalle con un 6-0 ha recuperato la partita e quindi adesso si ricomincia. 13 pari, partiamo da 0-0. Buona la preparazione del tiro per Giacomo, ma sì. Trova davanti un paio di giocatori che gli stoppano il pallone. Dobbiamo ancora cercare Giacomo. Di allargare la difesa. Ancora colpito! Un buon tiro questa volta anche sotto mano di Thomas, ma praticamente sì. Il portiere, il Sanchez, si abbassa subito, sì, di conseguenza, sì, sì, quindi sì. Thomas dovrebbe leggere, dico, basterebbe alzare di polso, perché di polso, sì. Il portiere è già giù basso, è un portiere che come dire va per le linee basse, insomma, subito a, sì, perché anche su effettivamente il tiro di sottomano non può che portare comunque dalla vita in giù, sì, però vabbè, comunque 2 minuti e 15 secondi alla esatto, fine del esatto, tempo. Esatto. Dai ragazzi, in difesa, buon forza team, ancora. Guerrero. Ancora Castiglio, però ragazzi, Castiglio al 7° gol. Bellissima la penetrazione, i ragazzi non contrastano praticamente. Non contrastano la difesa. Esatto, esatto. Non chiude Cusupé, quindi lascia lo spazio di entrare. Un pallonetto ben preciso di Castiglio. Vediamo. E cos'è? Era ancora per terra Sanchez, hai visto? Era già per terra, eh? Lascia lì il pallone praticamente Giacomo. Addirittura. Castiglio. Irriverente abbastanza verso i giocatori. Paratona! Attenzione, 2+2 Chiaravalle. Molteno si sta nervosendo, sta. E la giocano molto su questo, Marco. Dalla metà del secondo tempo hanno capito che non c'è la possibilità di giocarla tecnicamente. Quindi. Sì, inutile virtuosismo. Di Castiglio, assolutamente, assolutamente. Deve solo sperare di vincere questa partita Castiglio, beh, insomma lo trovo davvero sgradevole. Non è sgradevole, da vedere. Davvero sgradevole, sì. Vediamo se Molteno riuscirà almeno a ridurre il distacco, comunque è certo che... 20 secondi ragazzi, sì, 20 secondi. E vai! È Thomas! E questa volta gliela mette! Grande Thomas! E chiudiamo bene Castiglio. Ridurre a un solo punto di distacco il passivo, ma partita che Molteno ha rimesso in discussione con sì, un parziale esatto, di 5-0, di 6-0, 6-0 tra l'altro. E quindi un po' complice un po' tutto. Non ci ripetiamo, ma insomma ci vediamo comunque tra 10 minuti per la seconda parte. A dopo ragazzi. A dopo.
Bene, riprendiamo la diretta qui dal Palazzo San Giorgio di Molteno per il secondo tempo di Salumificio Riva Molteno e Pugliese Chiaravalle, prima parte, 15 Chiaravalle, 14 Molteno, non l'avremmo mai detto. Assolutamente. Dopo i primi 20 minuti. Esatto, insomma, in cui eravamo un 11 a 6 se non sbaglio, Marco. A più 6 eravamo, addirittura, 12, quindi sì, voglio dire. 11 a 5, sì. Vero. La partita era già ben indirizzata, invece poi Chiaravalle ha fatto con un parziale di 6-0, ha rimesso la partita. Sì, nel frattempo ci sono state un'espulsione nostra da parte di Ricchi e poi altri due minuti. Sì, sì. E quindi la somma di queste cose ci ha portato a riportare il Chiaravalle sotto. Tra l'altro sotto parlavamo punteggio durante l'intervallo proprio del due minuti a Campestrini. Campestrini aveva correttamente lasciato la palla, che è stata invece allontanata da un giocatore di Chiaravalle. L'arbitro ha dato due minuti a Campestrini. Esatto. Voglio dire, il quale adesso si è a sul groppone. Certo. E due esclusioni temporanee, la terza sarebbe addirittura rosso. Esatto. Quindi trovandoci senza pivot, visto che l'altro nostro pivot è Ricchi Bonanomi, che è fuori in tribuna. Allora, intanto sì, ripartiamo. Ripartiamo, la palla è nostra, quindi primo attacco per Molteno. Niente. Oh, passi. Questo, passi. Beh, insomma, però questo. Sì, ma non ho capito lì, Campestrini era completamente chiuso da due giocatori della difesa del Chiaravalle. Non hanno ravvisato niente gli arbitri. Ma altra decisione un po'. Così prendiamo per come arriva, intanto palla a Chiaravalle che ha la possibilità di incrementare eventualmente, sì, il vantaggio. Esatto. Castiglio, attenzione, Guerrero stavolta. Sì, trova lo spazio, salta l'uomo e poi dopo trova anche la porta. Oh no, peccato! Mamma mia, questo è un po' di sfortuna, eh. Attenzione! E si tuffa! Mamma. E si tuffa! Da questa parte! C'è Cuzzupè, no ragazzi! Clamoroso errore di. Sì, doppio errore del Molteno per portarci sul 15-16. Mamma mia! Sì, c'è un po' di disorientamento tra i nostri giocatori, cioè. Assolutamente, no. Forse anche un po' di scoramento, dico. Sì, 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 no, beh, chiaro, certo. Perché ho visto Thomas parlare col nostro coach in merito a una difesa del. Oh, ancora Castiglio. Bellissimo tiro, sale su in elevazione. E siamo al nono gol di Castiglio. Niente. Sì, caspita, però, ma siamo abbastanza. No, è il terzo, è la terza conclusione consecutiva, due pali clamorosi a portiere battuto. E beh, stavolta ci mette anche una pezza anche il nostro Gabriele. Gabriele. E buca, la porta! E anche il portiere! Thomas Bernacea! Beh, posso dire che era un gol che ci voleva, perché potevamo essere più 4 para il nostro Gabriel, ecco, subito il contropiede. Dopo ben 3 tentativi, sì, sì, non riusciti. Tanto, dai nostri ragazzi. 17 minuti per Chiaravalle. Sì, non dobbiamo troppo disunirci in difesa. Assolutamente troppo aperti, ragazzi. E siamo troppo aperti. Brutti. Assolutamente. E Chiaravalle ci castiga con un passaggio diretto all'ala, c'era troppo spazio, quindi di conseguenza lo mette anche dentro. Sì, dobbiamo ritornare a fare una difesa un po' più contenuta, sì, di collaborazione. L'uscita di Bonanomi, sì, stiamo pagando carissimo. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro anche Leo Colombo. Ma questo continuo a parlare con gli arbitri da parte dei ragazzi del Chiaravalle, mi sembra. Passi, questi sono passi netti, non sapeva a chi passare la palla, se tirare o passarla. Io ho qualche dubbio. Gli arbitri, come sempre, vedono una azione non regolare, non canonica, cioè
impacciata, ma i passi sono tre appoggi, attenzione. E ragazzi, troppo aperti. Thomas, assolutamente. Morettin, infatti Danilo chiama. Più 4 Marco, e diciamo che il Chiaravalle ha preso il treno e noi non riusciamo a fermarlo. Quello purtroppo che va detto, che sembra al di là di Chiaravalle che sta facendo adesso la sua partita, sta facendo la sua partita, e Molteno che mi sembra calato. Sì, come dicevi tu, abbastanza scoramento soprattutto nella difesa, siamo troppo aperti, di conseguenza trovano anche il gol facile quelli del Chiaravalle, anche per merito loro. Però gli stiamo dando una mano, diciamo. Molto. Stiamo dando molto una mano e vediamo, non abbiamo idee davanti, sì. Le ali poco sfruttate. E... sì, perché ci concentriamo molto lì in mezzo con Thomas che si intestardisce un po' a volte, che non trova la soluzione, quindi vuole per forza cercarlo il tiro, però quelli del Chiaravalle chiudono molto bene gli spazi. Sì, adesso è dura, perché meno 4 Chiaravalle mi dà l'idea di essere una squadra più quadrata sotto questo profilo, cioè sarà difficile recuperare un gap del genere. Il tempo c'è tutto, ma chiaro il discorso che stai facendo, ci vuole un'inerzia diversa. Leo Colombo non riesce a essere performante come lo è di solito, e come lo era all'inizio. L'ho visto molto performante all'inizio della partita. D'altro canto è ben marcato, lui è comunque un fuorimano, quindi esatto, è più facile da marcare perché comunque l'indirizzo è quello di destra, quindi di conseguenza è facile da marcare. Intanto fuori Thomas e dentro Giacomo Redaelli. Giacomo Redaelli. Sì, dai ragazzi, proviamoci. Oh, che parata! Ma come l'ha tirata giù? Era nell'angolo sinistro. Però intanto paratona questa volta. Era bene liberato il nostro Leo Colombo, sì. Con tutta l'esperienza Sanchez la prende. Oh, che fortuna! Che fortuna, ragazzi! Aveva la palla in mano praticamente con Supé, ma gli scivola e la passa al. Beppe però non impeccabile la partita di Beppe, qualche errore di troppo in controllo, questa è una palla da non perdere, oggettivamente non era contrastato, non c'era nulla, insomma. Ancora un tiro forzato da parte di Leo, chiude bene la difesa. Adesso Molteno non deve a questo punto disunirsi e peggiorare ulteriormente, perché chiaro. Attenzione, dobbiamo mettere dentro proprio un casello per volta. Tirato giù, non ho visto cosa ha fischiato, non quindi so, non posso non neanche dire che cosa, non ho idea di cosa abbia fischiato l'arbitro, però esatto. Sì, giochiamo adesso noi con una difesa profonda, con Capestrini in avanti, però per cercare di disturbare. Sì, facciamo il gioco d'accordo di Chiaravalle, perché... Sì, vedi che si muovono bene negli spazi. Sfondamento netto questo. Beh, non ravvisato da parte dell'arbitro di linea. Ale De Angelis. E la buca davanti a Castiglio, non ci pensa due volte. De Angelis, dai ragazzi. Rimane dentro Alessandro De Angelis, Cuzzupè fa il secondo in difesa. Sì. Paratona! Ancora! Il Gabriel! Ci tiene vivi! Ma come l'ha fatta? Ma come l'ha passata? De Angelis dietro la schiena, no look a Campestrini, pallonetto in uscita di Sanchez.
asciughiamo il terreno. Sì. Va bene, tanto meno 3 da meno 5, diciamo che un minimo di reazione c'è stata, vediamo se l'inerzia un pochino cambia. Intanto difesa molto profonda di Mopena. Sì, sì, beh, è anche un rischio, però allo stesso tempo probabilmente sì, ha portato buon fine. Attenzione. Attenzione perché Cuzzupè è stato saltato, sì, con, sì, con sì, molta deve... esperienza da Castillo. Allora su Castillo deve anticipare Cuzzupè, secondo me, chiaro, che non ha... Se non ha la forza per la forza e l'esperienza, se posso dire, per Marco, uno, sì, per sapere cosa fare. Lo perde palla ancora Chiaravalle, ma la segna Nico Hernandez, ancora lancia il nostro bomber in avanti, 18-20 Marco, 18-20. Il fatto della difesa profonda è questo, Marco, il difetto si apre subito. Solustri. E di conseguenza no, non questa fretta però, ragazzi, questo non ci vuole. Giuseppe sì, stavolta meno bene di altre volte, sì, il passaggio non era del massimo, però non era De Angelis, però, insomma, troppa fretta di passare subito la palla, persa la palla. Giacomo Ledale lì davanti, e Campestrini dietro ancora per Chiaravalle, vediamo se, attenzione allo scavalcamento, ci mette una pezza ancora Gabriele, può tenerci in partita e ci tiene, e dai ragazzi, approfittiamone. Non si è capito cosa è successo, però probabilmente il pallone è rimasto in mano al Molteno e quindi gli arbitri non hanno fischiato nulla, c'era un fallonetto su Giacomo. Ma no, ma è fermo, ha fintato col braccio due volte, mamma mia ragazzi. Mi avviso, io non ho avvisato dei passi, io ho visto Giacomo che muoveva tre volte il braccio. Ho la mia teoria sotto questo profilo, cioè no, beh, chiaro, certo. Vorrei rivederli tutti poi al VAR, ecco, questi passi, ma ormai non ce n'è nemmeno uno. No, Castillo, decimo gol, castiga con un tiro abbastanza semplice ma molto ben preciso. E due minuti volta. Secondo due minuti Guerrero. Però Guerrero, beh, De Angelis appena vede un buco, cerca di entrarci dentro, ha tentato di fermarlo, mi sembrava, sì, più un fallo di Castillo che di Guerrero, però sta prendendo qualche responsabilità in più Ale, sì, decisamente. Adesso tra l'altro c'è fuori Thomas e quindi ha maggior ragione, insomma. E la metti Nicolò Garroni, ora Garroni, 19-22, sempre più 3, sì. Tanto extra player, e questo è una transizione da sfruttare, però è superiorità numerica grande, grande Gabriele. Sì, Mazzocchini come pivot, come il primo tempo. Oh, sotto le gambe, sbagliato completamente il tiro. Giuseppe. Ma l'azione era stata portata bene. Vabbè, molto bene, anche perché abbiamo trovato lo spazio per andare al tiro, sì, con tranquillità. Questa era la palla da mettere dentro, riportarci a più due.
a meno 2. No, ma da dove ha segnato? Ma non si può. Ma no, ma io non ho. Io ho esaurito i commenti, perché questo è un gol. No, Ale De Angeli non ha fatto assolutamente nulla. Ha alzato le mani, era in contrasto, cioè non ha fatto nulla. Sono nulla. Pienamente d'accordo, quindi non ho commenti neanche da fare. Non lo so, perché poi sai, è difficile anche. Intanto va a più 4 Chiaravalle e il tempo passa, insomma, siamo al 42esimo, quindi Molteno o riesce di nuovo a ricucire oppure mette Galizia a Lorenzo per cercare di muovere un po' più la difesa, via. Visto che abbiamo superiorità numerica in questo momento, dobbiamo approfittarne, ragazzi, dai. No, c'è superiorità, perché sì c'è superiorità, Marco, no. Siamo uno in più noi. No, ma c'è stata l'espulsione, quindi priorità, perché siamo in extra player, e la mette dentro. 2 minuti anche loro, è lo stesso parametro dell'altra parte. Il pubblico reclama il rosso, ecco, eh. Però temo che il problema sia di distorsione. No, ma non capisco perché gli dice di alzarsi se non sta bene. Scusa. Questo si è fatto male. Sì, un po' di confusione anche sotto l'aspetto. Beh, speriamo che credo si riprenda che sia, comunque. Credo tutto che sia per un problema distorsivo. Intanto deve entrare La quarta ala sinistra, fuori Davide Tagni, fuori Rippa, fuori Cuzzupè, deve giocare Stefano Riva, un ragazzo della cantera, delle giovanili, insomma. Praticamente, esatto. Intanto doppia inferiorità numerica. Questa volta certo, si libera bene il pivot del però siamo del Molteno. Eravamo in parità numerica, perché poi sì, giocavano in extra player loro. Sì. Quindi ancora più 4, non riesce Molteno a mettere dentro in extra player il nostro Danilo, sì. Praticamente. Ma no, ma ragazzi, ma perché la buttiamo sempre per terra? Ma dritti in porta. Beh, ma sarà l'ennesimo palo, sarà il quinto o il sesto palo. Sì, però, adesso, ragazzi, però, caspita. Un po' di... Questa era una palla che Davide poteva tranquillamente piazzare. Anche perché era libero, tra l'altro, e quindi aveva tutte le possibilità di guardare il portiere. Sta andando male, in realtà, anche sotto questo profilo. Dai, proviamoci, ragazzi. Meno 6, no, meno 4, Marco. 10 secondi per Molteno, poi Ale De Angelis. Traversa stavolta, cerca il palo. Cerca il pallonetto. Porta addirittura. E vai! Preso in faccia! Preso in faccia, ragazzi, non ha visto niente. La differenza è che Giacomo non ha fatto i versi, esatto, che ha fatto. Non ha fatto scena. Esatto. Certo. E l'ha presa sul naso, tra l'altro, guarda. E sta lì la differenza. Adesso parità di nuovo numerica. E si lascia andare. Completamente si è lasciato andare. Beh, non è palamano, posso dirtelo, Marco, non mi piace.
Vabbè, niente, comunque 9 metri. Sì, sì, no, beh, chiaro, certo. Chiaro che Chiaravalle sta giocando anche su questi registri. Sì, esatto, quindi, esatto. Con i suoi uomini di esperienza, Castiglio, Guerrero. Che qui è un passivo, cioè stanno giocando. Bene ragazzi, dai così ancora in difesa, forza! Penso che ci sarà un tiro solo, No, ma cosa fa? L'ha presa! Grande! Ma cosa ha fatto Enders? Gabriele! Dai! 2 minuti, giustamente! Ragazzi, è una... Sì, no, ma è una posso dire che non è, non è un bel gioco da vedere. Ormai assolutamente. È una partita, una gara a chi sfrutta meglio la superiorità numerica, perché siamo ormai a questi livelli. Assolutamente. Peccato perché i primi 20 minuti sono stati molto belli anche da vedere a livello tecnico. Certo, certo. Belle certo. Difese. Due partite diverse, la prima, i primi 20 minuti che dominati, esatto, da Molteno, poi è cominciata la ridda di, esatto, di decisioni che hanno stravolto la gara, lì è uscito fuori Chiaravalle con più cinismo rispetto, certamente, a Molteno, decisamente. Qualche quota di sfortuna insomma va anche a Molteno, perché sì, sì, abbiamo preso pali, 3 pali di fila di conseguenza. Gabriele Randes ha fatto ci sta parate. Tenendo in partita, ci sta tenendo proprio dentro, certo. E vai Giacomo, penetra bene, ottima il movimento di tutti e 3 terzini che spostano completamente la difesa. Meno 2 Marco, 15 minuti dalla fine. Meno 2, vediamo, bisogna tenere questa in fase difensiva, bisogna tenere 1 minuto e 20 da sfruttare. Vediamo, Chiaravalle ovviamente non gioca con l'extra player. Non gioca con l'extra player. Non gioca. Dai difesa, dai forza. Passivo subito, giustamente. Ma no, ma quel taglio lì di chi? Ma cosa Gabriele fa? Cosa prende Gabriele stasera? Ma è tutta sua. È spostato. Spostato ancora lateralmente. Rigore. Ma che perde il tempo anche. Eh sì, però allora l'arbitro non ha fischiato, esatto. Però Molteno deve sollecitare il blocco del tempo. Vediamo Garroni che sì, anche finora... perché comunque Sanchez aveva tutto l'interesse di tenere via la palla. Certo. No! Bucata la rete dietro. Spiazzato, sì. Sanchez. Però non ha preso la porta. Peccato, potevamo essere a più uno. A meno uno. Eh sì, invece... meno uno, più uno per il Chiaravalle. Dai ragazzi che ci siamo, forza adesso, gli ultimi 10 minuti. Gli ultimi 13 minuti, vediamo come sarà. Tanto ormai parità numerica. Bene, bene, bene Leo. Non si fa ingannare dai movimenti di Castiglio questa volta. Oh, golasso! Moretin. Incrocia il tiro e trova l'angolo alto, dove Gabriele non ci arriva. Reclama. Sì. Reclama Leo una difesa in area che gli arbitri però non gli concedono. Ancora una. C'è Guerrero che continua a parlare con gli arbitri che nella maniera. La telefonatevi. Oh! Siluro! Terra aria di. Per l'ennesima volta Guerrero va per terra, esatto, e un tiro a mezza altezza entra. Esatto, fantastico,
ancora due. Teniamo la difesa. Così Giacomo, così. Bravo Giacomo. Morettina è un brutto cliente. Sì. Muove bene la palla, ha trovato anche un gol molto bello. Tanto Guidotti chiama il time out. Sì, probabilmente ha visto un po' di difficoltà, sì, in attacco. Direi saggiamente, perché secondo me era quasi a rischio di passivo, e quindi adesso lui ferma il tempo e riparte l'azione, quindi anche eventuali, come dire, velleità di passivo da parte degli arbitri sono un po'. Beh, in teoria, visto che i giro di palla sono stati già fatti, è a discrezione dell'arbitro. Vabbè, comunque, questo è. Il fatto sta che noi siamo a questo meno due che non riusciamo ad accorciare. E beh, però ci abbiamo creduto, eravamo a meno 5, Marco, siamo riusciti, sì, a risalire. Sì, sì. Abbiamo sbagliato un rigore, potevamo essere benissimo sotto uno. Di uno. Sì, sì. Tranquillamente. Purtroppo è una questione anche, sai, sui rigori, è una questione anche di statistiche. No, vabbè, chiaro. Tra l'altro, una curiosità. Dimmi. I rigori sbagliati da Nicolò sono stati rarissimamente delle parate del portiere. Spesso ha tirato fuori, sì, addirittura. Vero anche questo, vero fuori, anche questo. Non è il primo rigore che tira fuori. Sa, il terzo, il quarto, adesso ragionevolmente credo, perché sì, che cambi il tirerà, tiro, certo. Bernacea, esatto. ma non è il primo errore sotto questo profilo. Esatto. Purtroppo. Esatto. Poi sai, sui rigori è anche, come dicevamo, una questione di statistica, a volte le statistiche vengono rispettate, a volte no. Vabbè, ti faccio notare anche un'altra cosa, Bernacea, come hai detto tu prima. Completamente aperto. Sì, ma è saltato Alexis. Esatto. È saltato Alexis, il centrale che... Beh. Alexis lo conosciamo, gli piace cercare la palla, però allo stesso tempo, certo. Screa... Qui c'è da compattare la difesa, bravissimo, non c'è da bravissimo. Cercare esatto, il pallone. Non cercare gloria, Pienamente d'accordo. Ma Campestrini viene tenuto, probabilmente viene risparmiato per gli ultimi dieci minuti. Certo. Sì, però se gli ultimi 10 minuti poi. Fallo anche di Alexis in avanti. Non essendo il suo ruolo, probabilmente hanno notato una spinta un po' di troppo come pivot. Certo, Daniele gli dice di stare dentro, giustamente, perché è anche una decisione un po' cervellotica, insomma, vabbè, comunque prendiamola per com'è. Intanto palla a Chiaravalle, che ha la possibilità di mettere un'altra ipoteca. Bene! Bravo! Tirato per la maglietta, assolutamente. Un semplice fallo, ma era quello che voleva Chiaravalle, evidentemente. Questo erano 2 minuti nettissimo. Certo, fermava l'azione in seconda fase. Fermata tirando la maglia di Giacomo Redaelli. Tanto è rientrato Campe. Oh! Che parata! Cos'è? No, parliamo il tempo. 9 metri. Non capisco che 9 metri abbia fischiato comunque. Dai, entra! Fintura, rigore netto, 2 minuti. Spinta, bravo Giacomo! Sposta completamente la difesa e cerca di entrare sulla sinistra. Difatti, come si è detto, cambia il tiratore. Berna al tiro, vediamo un po' se. Un po' sotto media, 4 gol per lui. Quello che stavo dicendo prima, poi sono stato interrotto dall'azione. Siamo abituati a più gol da parte di Thomas. Sì. Però. Merito anche della difesa del Chiaravalle. E si para anche questo. Ma se sbagliamo queste, ragazzi. Dai, ancora, riproviamoci. Questo. 2 rigori sbagliati nel momento non opportuno, diciamo. Vediamo.
possibilità di andare a più 4 del Chiaravalle. E... girella su Thomas, bellissimo pallonetto di Morettin e siamo a meno 4, Marco. Purtroppo le 9 cose minuti. Si complicano. Oh, Bernacia. Forza al tiro. Forza al tiro, sì. D'altra parte questo è il momento che allora o ci si prende delle responsabilità, però poi... Sì, però allo stesso tempo proviamo una 5-1 con fuori Samuele. Attenzione ai tagli, liberi benissimo l'area. Questo è passivo. Oh, una look! Ragazzi, però se facciamo una 5-1 quelli sì, dietro qualcuno deve seguire, esatto, assolutamente. Purtroppo bellissimo passaggio di Castillo. Oggi, beh, ovvio, Daniele, questo potrebbe essere tombale, questo è questo un più 5, avevamo recuperato, eravamo quasi arrivati al meno 1, ma non abbiamo sbagliato due rigori, abbiamo difeso abbastanza larghi. Faccio notare che mentre nei primi 20 minuti avevamo una difesa, certo, con vero, pochissimi gol, siamo già a 28 gol e mancano ancora 8 minuti, esatto, e quindi c'è stato un crollo della difesa evidentemente. Sì, dicendo anche che abbiamo giocato in molti minuti in inferiorità numerica, però allo stesso tempo anche il Chiaravalle ha avuto queste problematiche. Chiaravalle, adesso l'inferiorità numerica 7 per Chiaravalle e 5 per noi, quindi è più l'inferiorità numerica, certo, di Chiaravalle che la nostra, chiaro. Quindi anche su quello insomma, ci sarebbe da dire, è proprio secondo me un... Intanto ripeto e ribadisco, e l'abbiamo detto subito, sì? Noi abbiamo pagato in modo pesantissimo l'assenza di Riccardo Bonanoni. Sì, anche perché il nostro Danilo ha dovuto sfruttare al massimo quello che poteva essere Alex come pivot, che non è il suo ruolo, quindi il suo ruolo non presi è... due minuti di Campestrini ha dovuto per forza utilizzare un giocatore della panchina. Ma certo, ma la solidità difensiva di Bonanoni, vero. È tutt'altro. Adesso con tutto il bene che vogliamo ad Alex, si è perso un paio di volte al centro, si è perso l'uomo, quindi ahimè ragazzi. Dai, proviamoci Marco, ultimi 8 minuti, sì, ti vedo un po' No, beh, ma perché non vedo un'inerzia. Oh, ecco. Poi andiamo a tiri abbastanza. Parte, sì. Questo è il rischio. Sì, è vero. Tre tiri fuori dai nostri terzini. Questo è il rischio, loro tirano con tranquillità, noi invece forziamo e la possibilità di commettere errori è certamente adesso uno contro uno. Ripiega bene questa volta Davide, non permette il passaggio al pivot, però ci sono gli spazi Marco e Chiaravalle li sa sfruttare molto bene. Sfondamento che però... Ma vai dentro in porta, Kutsup, no. Non è serata neanche per lui. Buccone! Salta l'uomo! Leo Colombo! Addirittura Castillo discute con il nostro pubblico, che è abbastanza assurdo. Comunque... Attenzione, richiudiamola. Ah, bene, Gabriele. Ma no, ma cazzo, ma perché? Questa era una seconda fase, dobbiamo spingere la seconda fase, qua. Bene la difesa di Campestrini, che ha tenuto, malgrado diciamo la stazza diversa. L'altro del furto è anche fisicamente difficile da tenere, sì, quindi... Sì, decisamente. Beh, no!
questa è una palla persissima da Guerrero, clamorosamente. Vedo non farlo gli arbitri. Passi, cos'è? Ma no, fortunati anche. Vabbè, allora. Vabbè, si ferma praticamente. Quando gira, gira. Tutto, esatto. E quando non gira, non gira. Beh, chiaro. Certo. Qui allora non è che c'è tanto da dire. Il tiro della disperazione, voglio dire. C'era forse la possibilità di entrare, ma. Oh! Niente. Leo Colombo. Sì, subisce il fallo, ma riesce comunque a tenere libero il braccio e trova il tiro piazzato verso l'alto. Come avrai notato anche questa volta, il portiere si abbassa sempre subito e quindi c'è spazio in alto. Proviamoci ancora, ragazzi. Meno 4, 5 minuti dalla fine. Ma cosa prende? Ma no, non c'è questa sera. Non c'è Kutsupe. Qui non c'è niente da dire, ma non c'è niente da dire, insomma, siamo riusciti a arrivare davanti alla porta, ma più di così. Beh, dai. Ottimo il contropiede, ha saltato anche l'uomo, ma non ha trovato per niente la porta, come Serataccia, non l'ha trovata in altri frangenti. Serataccia per Beppe, purtroppo. Adesso probabilmente bisogna tentare una difesa aggressiva per recuperare quasi palla, a uomo, perché ormai mancano meno di 4 minuti, quindi più 4 Chiaravalle. Partita è segnata. Che passaggio, che tentativo. Altro inutile virtuosismo di Castiglio. 7 metri e spinta, no, questa volta non c'è la spinta. Tempo! Ma lo tira De Angelis, ruba la palla a Giacomo e segna, determinato De Angelis. Siamo a 3 minuti alla fine, 3 gol da recuperare. Guidotti chiama il time out e anche per rallentare un attimino un po' quello che è, diciamo, l'euforia dei nostri ragazzi. Minuti, se dovesse segnare Chiaravalle adesso la partita è finita. Se Molteno recupera e segna, c'è ancora qualche speranza, insomma il tempo è pochissimo, però il percentuale in 3 minuti almeno un gol lo fa per tenere, certo. Almeno per tenere il pari, ma ha mutolito il nostro pubblico numeroso anche questa sera. Numeroso, numerosissimo, direi. Sì, beh, partita purtroppo di cartello, prime due squadre al terzo posto. Devo dire, partita solida di Chiaravalle, soprattutto la forza di Chiaravalle è stata quella di recuperare i 6 gol di scarto che Chiaravalle non ha mai più ha mai raggiunto, mentre noi purtroppo poi lì c'è stata tutta la ridda, certo, di sanzioni, di 2 minuti di cose, ma fatto sta però che insomma ci siamo fatti recuperare. Mi viene fatto notare che il Molteno ha perso 22 palloni contro i 15 del Chiaravalle, questo è anche tutto un dire comunque. Due rigori sbagliati, insomma, voglio dire. Sì, beh, chiaro. Poi queste cose alla fine nella contabilità della partita pesano. Soprattutto su due squadre equilibrate come queste. Certo. Grande parata ancora di Gabriele. Rimangono sempre in passivo? La parata del portiere annulla il passivo. Certo, chiaro. Chiaravalle tiene giustamente la palla. Cerca un improbabile pallonetto. Allora, seconda fase per Molteno, vediamo là, ecco. E segna Garroni. Segna Garroni. Meno 2. Almeno ci stiamo provando, Marco. Ci
stiamo provando, dai ragazzi, è una difesa a zona molto larga, profonda, il pivot. E la prende ancora! Non ancora, ma perché? Mi domando. C'era Garroni libero. Niente, dai, niente. Ma questa... questa era un'occasione, dai, era un'occasione per noi, Marco, decisamente. Pazienza, pazienza, dai. Purtroppo questa è... ormai manca... giustamente tiene lunga la palla e di conseguenza manca un minuto. Ancora canto, doveva tirare, qualcuno doveva 59-20 tirare, la partita è persa, 59-20, palla Chiaravalle. Beh, insomma, Castiglio potrebbe risparmiarci, sì, queste cose, potrebbe risparmiarci queste cose. No e gliela prende anche questa. Mancano 10 secondi, anche questo tentativo. Beh, gliel'ho preso. Dai, basta, questa è una cosa che... finisce così, niente. Finisce 29-27 per Chiaravalle. Vince Chiaravalle, anche se verso la fine abbiamo avuto la possibilità comunque di recuperarla. Sì, però abbiamo buttato via un paio di palloni. Nel secondo tempo sotto i due gol non siamo mai andati, sì, quindi, vero. Quindi alla fine... abbiamo avuto la possibilità con i rigori sbagliati, i contropiedi pure, sì, anche quelli. Tutto da rivedere, abbiamo dei mea culpa da fare ovviamente, però... questo è il verdetto della partita. Io, bravo il Chiaravalle. Sì, bravo il Chiaravalle. Certo, chiaro, a me sarebbe piaciuto, diciamo, piaciuto vedere Riccardo in campo e invece no, nulla, finisce così. Quindi Chiaravalle al terzo posto, Molteno a questo punto dovrà lottare, perché esatto, è importante arrivare nei primi quattro. Certo. E niente, vediamo. Se Danilo posso dire, avrà da lavorare. Il nostro Gabriele Randes questa sera, Randes, migliore giocatore, migliore anche se ha sbagliato l'ultimo Molteno. Contropiede, però ci stava. Abbiamo tentato il tutto per tutto. Certo. Va bene, salutiamo intanto i nostri amici. Manca una sola giornata per il Palazzo San Giorgio, che è l'ultima con Teramo, esatto. E poi adesso ci aspettano due trasferte insidiosissime, esatto, una a San Lazzaro e l'altra a Lanzara. Incrociamo le dita. Va bene, Marco. Va dai. Bene, a tutti un arrivederci e alla prossima, che sarà l'ultima di campionato. Evviva la Palamano. Ciao a tutti.